Proviamo a spiegare un po' l'origine di questo logo. Quando abbiamo deciso di partecipare al bando abbiamo subito pensato cosa vogliamo raccontare e quindi ci siamo fatti una domanda, cosa è per noi Pistoia? E siamo partiti da un concetto, quindi Pistoia non tanto come meta, ma città come, o come Pistoia come città di passaggio. Questo può essere un termine un po' riduttivo, ma in realtà è stata un po' forse la caratteristica che l'ha spinta a diventare capitale della cultura italiana. Quindi Pistoia, vista come crocevia di suggestioni, città di scambio, che anche nel tempo è stata anche un importante snodo commerciale, un punto di riferimento per i pellegrinaggi dei devoti a San Jacopo. Pistoia come punto di incontro e di scambio. In realtà però è un po' riduttivo, Pistoia non è solo questo, Pistoia è una città ricca di importanti patrimoni mondiali, architettonici, paesaggistici, artistici e una caratteristica principale di Pistoia sono le tre cerchie murarie. Queste cerchie murarie che hanno per molto tempo, per secoli, isolato la città da tutto il resto, dalla campagna e questo forse ha portato anche Pistoia ad assumere un carattere un po' schivo, un po' appartato, quasi come se vergognasse di raccontarsi agli altri. Ed è proprio che noi vogliamo andare oltre a questo concetto e quindi far sconfinare Pistoia oltre le mura. È proprio quello che ha fatto anche poi diventando capitale della cultura italiana. Quindi il concetto è il passaggio che genera nuovi stimoli. In che senso? Pistoia è attraversata da cittadini, da turisti, da importanti manifestazioni che ci sono state negli anni, ed è come se ogni passaggio in qualche modo modificasse il territorio che attraversa. E così se lo rapportiamo poi anche alla mappa della città, vengono fuori delle intersezioni, delle strade, dei percorsi e essendoci degli incontri ci sono anche degli scambi. La città così diventa sempre più grande e si fa conoscere. Quindi ecco quello che abbiamo fatto, siamo partiti dalla mappa della città e abbiamo voluto appunto passare dal concetto di chiusura al concetto di apertura. Quindi le mura cittadine non sono più qualcosa che chiudono, ma qualcosa invece che allarga in qualche modo la città. Infatti è proprio così che i tratti delle cerchie murarie si prolungano e si vanno a definire così delle linee che si incrociano tra di loro. La terza cerchia muraria invece non chiude i tratti ma li lascia l'Italia, questo per conferire dinamicità a loro. Ecco poi la forma che viene fuori, che viene poi completata con dei colori. Abbiamo scelto quattro colori per rappresentare le quattro porte della città di Pistoia, quindi i quattro ingressi, quelle che la mettono poi in comunicazione con il resto del mondo. Il logo finale appunto è caratterizzato da questo gradiente di colori. I colori inoltre potrebbero rappresentare anche degli ipotetici percorsi cittadini, come i percorsi turistici, paesaggistici ed enogastronomici, percorsi culturali, teatrali e musicali, storico-artistici oppure legati alla famiglia e al cittadino. Ecco così che si definisce il marchio di Pistoia Toscana, capitale finale della cultura 2017.